ringraziare tutti perché non solo siete presenti qui, ma siete tutti parte di un grandissimo lavoro che ci ha portato a inaugurare la mostra su Ernesto Cabruna e le ali della vittoria. Permettetemi un particolare ringraziamento alla scuola che è qui presente e che poi attraverso il professor Peonia farà una relazione su quella che è la biblioteca contenuta all'interno dell'edificio scolastico di Corso Repubblica, e permettetemi ancora alla Pro Julia d'Ertona che ha permesso di pubblicare in occasione dell'inaugurazione della mostra su Cabruna una monografia, una rivista monografica su Ernesto Cabruna. Stasera è anche un momento molto importante perché, come voi saprete, siamo arrivati al numero 5 di questi cataloghi. 5 o 6? Mi sbaglio subito? 6? Dimmi, leggiamo, 6. Che comunque hanno avuto inizio con il catalogo, il numero 1, speriamo di non sbagliarci, il numero 1 era il catalogo destinato alla mostra sulla Grande Guerra. E credo che sia molto importante perché è una vera e propria raccolta di opere sulla storia locale. Molto importante soprattutto perché dà il senso della continuità del lavoro che in questi anni le associazioni e l'amministrazione comunale hanno dedicato alla storia di Tortona. Io ho anche il gradito compito di spiegarvi quello che era un po' l'intenzione della mostra dedicata a Ernesto Cabruna. L'intenzione era quella innanzitutto di avere molti visitatori, ma questo è così ovvio che non sarebbe neanche da sottolineare, ma molti visitatori, in particolare le scuole. Siamo molto contenti quando si fa storia con la S maiuscola attraverso il rapporto con la storia locale, e credo che questo in questi anni a Tortona si è fatto in maniera molto seria e molto competente. Ma avendo questa mostra aperta e per un semestre, l'idea era anche quella di organizzare momenti di incontro e quindi di particolare interesse per richiamare appunto l'attenzione sulla mostra stessa. Quindi io ho anche già una scaletta di quelli che saranno gli eventi da qui a fine aprile, con una presentazione del Fondo Levati, che è un fondo che è stato donato dalla figlia di un famoso esploratore, diciamo così, all'amministrazione comunale, presentazione che dovrebbe essere curata dal dottor Andrea Nativi, indicativamente alla fine di gennaio. Poi ci sarà un approfondimento sulla figura di Alberto Felice Marenghi Marenco a cura del professor Ruffini, che vedo seduto qui in mezzo a noi e che ringrazio, che dovrebbe essere sabato 23 febbraio. Una data molto importante perché anche questo è un anniversario. Vorremmo far coincidere l'anniversario della fondazione dell'aeronautica militare in Italia, che risale al 28 marzo 1923, con una nostra conferenza e convegno sabato 23 marzo 2019, appunto dedicato al tema la fondazione dell'aeronautica militare in Italia. Per concludere, con intorno al 20 di aprile, che sarebbe ancora un sabato, un bilancio di questi 4 anni di mostre storiche a Palazzo Guido Bono. Io ho citato 4 eventi e mi rivolgo al professor Peoni, alla dirigente scolastica e agli altri insegnanti dell'istituto scolastico
Tortona che sono qui presenti, perché a queste quattro iniziative ci farebbe molto piacere che si aggiungesse un'iniziativa che riguarda appunto il fondo biblioteca di Filide Cabruna, che è contenuto all'interno dell'edificio scolastico di Corso Romita. Ringrazio davvero tutti, spero che vi siate, alcune date slitteranno, ma insomma l'idea è di fare un evento importante ogni mese e quindi di mantenere l'attenzione su quella che è stata una mostra inaugurata, permettetemi, con una giornata particolarmente festosa, e quindi mantenere l'attenzione su Ernesto Cabruna e Le ali della vittoria fino a fine aprile. Davvero ancora grazie a tutti per il lavoro svolto, per l'entusiasmo con cui in questi quattro anni si è lavorato, e passerei la parola, non so se forse il primo relatore è il dottor Gatti. Grazie. Io preferirei parlare senza microfono, malgrado il raffreddore. Dovrebbe parlare Michele Fossati al mio posto, perché in realtà il Deus ex machina della morte è lui, cioè la composizione dei pannelli, la composizione del catalogo, la scelta definitiva del materiale, la realizzazione dei filmati e quant'altro, comunque merito, quindi teniamo sempre conto di questo tipo di... Però non ho mai sentito parlare la volta, quindi evidentemente cerca di evitare qualche tipo di rapporto con il pubblico. Ma ricordatevi che comunque il protagonista è insieme a Mauro Lenti, insieme agli altri che figurano. Io facevo caso a questo fine settimana in città. È aperta una mostra bellissima sui Boxiglio, con tre capolavori di questa scuola pittorica tortonese tra 4 e 500. Abbiamo una mostra in allestimento al Palazzo Guido Bono sulle montagne, le fotografie di montagna. C'è una mostra di arte moderna sempre nello stesso palazzo. E abbiamo la più bella pinacoteca del divisionismo presente non solo in Piemonte, ma in un'area molto più grossa. Come città riusciamo a offrire un'offerta strettamente culturale che non si trova, secondo me, prima di Alba e prima di Piacenza, cioè quindi in centri che sono diversi come collocazione, come ruolo rispetto alla nostra città. È sicuramente un'offerta importante. All'interno di questa offerta c'è questa mostra dedicata a Ernesto Cabruna, che è stata inaugurata, come ricordava l'assessore, con una giornata strepitosa, direi, no? Con una partecipazione veramente importante, sia come protagonisti della Farfalla dei Carabinieri che come concorso di pubblico selezionato, che sta andando molto bene. È una bella mostra ed è un bel catalogo. Non lo dico perché l'abbiamo fatta noi, ma lo dico sostanzialmente perché l'occhio per le mostre ce l'abbiamo nella realizzazione e nel funzionamento. Sono 30 anni che si fanno mostre, quindi insomma non capiamo la differenza tra una mostra che viene in un certo modo e una mostra invece che viene coronata da un allestimento riuscito. La mostra è importante, e la vedete, soprattutto per l'uso delle immagini. È una mostra di impatto, no? Queste gigantografie di aeroplani che sono lungo lo scalone, queste gigantografie di scene di aviazione che sono nel corridoio, hanno una funzione estremamente interessante, nel senso che quello scalone è il più bel pezzo architettonico di questa zona della città. Non è mai stato valorizzato, era lo scalone del municipio, ma come costruzione architettonica è importante. Con la presenza delle fotografie della mostra di Cabruna viene in qualche modo sottolineato. La fotografia che trovate sul catalogo della fanfara disposta come su un palcoscenico è una bellissima fotografia. Bisogna anche riflettere sul tipo di impatto che le mostre e gli allestimenti hanno sui contenitori che li ricevono. Quella fotografia di Cavazzo Carnico che è in fondo al corridoio di fuori
da una parte sottolinea la funzione del corridoio e lo fa vedere, nel senso che altrimenti con la parete nuda il corridoio non ha rilevanza, e soprattutto sottolinea questo pavimento che voi vedete, che avete sotto i piedi, che anche questo dal punto di vista del valore ambientale è estremamente alto. Dal mio punto di vista bisognerebbe trattarlo a piombo, ma so benissimo che questa cosa qui non la farà mai nessuno. Però trattato a piombo, questo pavimento di marmo avrebbe una luce tutta sua, insomma sarebbe veramente un elemento di più per la visione della biblioteca. Ritornando alla mostra, però, l'importanza non è tanto l'impatto che la mostra può avere sui visitatori. Non c'è solo questo aspetto di tipo didattico documentario. L'aspetto più interessante della mostra è data dal fatto che alcuni dei materiali che la compongono sono importanti non solo per la storia locale, a parte che Ernesto Cabruna non è un personaggio solo di storia locale, è un personaggio di storia nazionale e speriamo di poterlo documentare ancora meglio, ma per esempio le foto di cui parlerà meglio il professor Ruffini, quelle relative al suo antenato Marenchi Marengo, sono di importanza rilevante per la storia generale dell'aviazione in questo paese. Nel catalogo, a pagina, nelle prime pagine, c'è una foto a pagina 19, vedete, c'è una foto che inquadra alcuni ufficiali nel campo di aviazione di Aviano nel 1911, e sopra questi ufficiali ci sono i nomi. Uno è Montezemolo, e già Montezemolo che chiama qualcosa. Questo è Vittorio Pompeo di Montezemolo, il comandante del reparto di aviatori in Libia nel 1911, un personaggio legato sia alla storia dell'aviazione, che sarà il protagonista della costruzione dell'aviazione militare durante la Prima Guerra Mondiale, e sarà coinvolto in altre vicende di storia nazionale rilevanti. Vittorio Pompeo di Montezemolo, per esempio, è uno di quelli che proprio agli albori dell'aviazione si immagina le bombe scivolanti. Le bombe scivolanti furono quelle che durante la Seconda Guerra Mondiale furono impiegate dagli inglesi per abbattere le dighe della Ruhr, nel senso che scivolavano come un sasso lanciato sull'acqua e colpivano dall'interno le dighe, altrimenti le dighe non sarebbero state, difficilmente sarebbero state abbattute da una bomba d'aria. Cordero è uno di questi, e insieme a lui, in queste fotografie che sono quasi completamente inedite, c'è parte della storia dell'aviazione militare italiana, dei mezzi e delle persone che l'hanno costituita. Vedrete poi nel proseguo del catalogo, per esempio, i costi della spedizione di D'Annunzio su Vienna. Parlare della spedizione di D'Annunzio su Vienna è strano oggi, perché noi siamo abituati a pensare che si prende un aereo e si arriva ovunque. La spedizione su Vienna era nel 1918 un'impresa irrealizzabile, nel senso che non l'aveva mai fatto nessuno, e la proposta di D'Annunzio di andare su Vienna e volantinare fu assunta da principio come una follia. In realtà dovettero volantinare perché non potevano assolutamente portare bombe, cioè non avevano neanche la portata per la benzina, figuriamo caricare gli SVA di bombe, era impossibile. Quindi si limitarono a volantinare. Abbiamo, sempre dallo stesso fondo della famiglia Grillo Ruffini, i costi e la previsione di queste imprese, così come nella pagina successiva abbiamo degli inediti di D'Annunzio, inediti che prima o poi dovremmo dare a Vittoriano, perché... No, ma è copia, eh!
neanche in coppia. Vabbè, vediamo. Con tanto strumentario e madre lo impediscono. Vediamo che caro. Vabbè, è interessante. Questo riservo però ci permette in ogni caso di avere una mostra che quando arriverà il catalogo a Roma, qualche storico e qualche generale dell'aeronautica, non solo dell'aeronautica, fa un bel salto sulla sedia, perché questo qui è materiale che non ha mai visto nessuno ed è costituente una serie di ricerche in corso e prossime. Finisco velocemente con semplicemente con una raccomandazione. Il prossimo catalogo cerchiamo di metterci un SBN e magari se c'è qualcosa da correggere, andiamo a correggere. Per il resto trovo che sia una mostra e un catalogo veramente. Grazie. Buonasera a tutti, sì, forse mi alzo anch'io che preferisco. Dico proprio due parole anche perché troverete tanto sul catalogo, anch'io faccio i complimenti ad Amilcare che tutte le volte riesce veramente a realizzare sia il materiale per le mostre sia i cataloghi con una qualità altissima e quindi complimenti e grazie perché è veramente qualcosa che vale la pena di conservare. Non sto quindi a tediarvi più di tanto raccontandovi di nuovo quello che potete leggere nei cartelli o quello che potete leggere nel catalogo, soltanto due cose, ecco, Alberto Felice Marenghi Marenco in casa mia è soltanto lo zio Felice, era lo zio di mia nonna, il fratello del mio bisnonno, che è stato uno dei primissimi in Italia a volare, tant'è che era andato a prendere il brevetto di volo in Francia a Pau, dove c'era l'École Blériot. Il Blériot era l'aereo su cui lui poi ha volato. Ha partecipato alla guerra di Libia e in quell'occasione era stato il primo a livello proprio di storia dell'aviazione mondiale a compiere la ricognizione notturna e il bombardamento notturno. E avevano già volato di notte alcuni suoi colleghi, ma non su territorio nemico, non su campi nemici. Ecco, io qui ho portato, se poi qualcuno fosse interessato posso farvi vedere, gli originali delle fotografie, delle primissime fotografie prese dall'aereo diciamo in una situazione bellica. Una volta gli hanno anche sparato, il colpo si è piantato nel seggiolino di legno dell'aereo. Una piccola curiosità, raccontava mia nonna che lo zio aveva sempre in tasca un coltellino a serramanico che doveva servire in caso di atterraggio di emergenza per distruggere l'aereo, perché di fatto erano aerei che avevano dei tiranti, delle parti che anche semplicemente con un coltello avrebbero potuto essere danneggiate rendendo l'aereo inutilizzabile, e serviva anche in caso di bombardamento per tagliare lo spago con cui erano legate le bombe che venivano poi fatte cadere all'epoca manualmente fuori dall'aereo stesso. Dopo la guerra di Libia si è trovato nel corso della prima guerra mondiale a comandare le squadriglie da bombardamento. E la cosa su cui mi soffermo brevemente questa sera è il suo rapporto con D'Annunzio. Dopo la morte di mia nonna, che mi ha lasciato questa cassetta di documenti, io l'ho aperta e oltre ai documenti del volo su Vienna che ho trovato a maggio di quest'anno su invito del dottor Prati, che vedo in sala, che mi aveva chiesto un intervento, quindi rimettendo mano ho trovato anche quel documento, avevo visto fin da subito queste lettere la cui grafia è abbastanza evidente, insomma, io insegno italiano e su quasi tutti i libri di letteratura qualche riga di D'Annunzio scritta a mano è riportata e quindi era una grafia assolutamente riconoscibile. Ho trovato queste due lettere di D'Annunzio che con un fare molto diverso rispetto a come D'Annunzio abitualmente si pone, a come siamo abituati a immaginarlo, ma con un atteggiamento quasi servile e nelle sue mani io mi raccomando eccetera, chiede sostanzialmente una raccomandazione, cioè chiede di che vengano mandati a lui degli uomini che avrebbero dovuto essere mandati ad altri reparti. Ho messo in relazione queste lettere a un aneddoto che mi raccontava mia nonna. L'unica fonte è una fonte orale, da mia nonna è arrivata a me e io la passo a voi. Diceva mia nonna che prima della guerra, nel periodo fra la guerra di Libia e la prima guerra mondiale, suo zio aveva chiesto ad D'Annunzio, che all'epoca era
uno dei punti di riferimento assoluti della cultura italiana, aveva chiesto un motto per l'aeronautica che stava muovendo i primi passi, e D'Annunzio gli avrebbe risposto che l'aeronautica era un'avventura senza futuro e che quindi lui non si sarebbe assolutamente sprecato nel pensare a un motto per l'aeronautica. Poi pochi anni dopo si faceva bello del volo su Vienna. Questo è un po' tipico di un certo atteggiamento molto italico del cavalcare sempre l'onda più forte del momento. Ecco, vi lascerei solo con questi due brevissimi appunti. L'ultima cosa, quando Giorgio diceva questi materiali dovranno andare al Vittoriale, io facevo segno di no. Ecco, gli ultimi anni della vita dello zio Felice sono stati caratterizzati da una certa amarezza, nel senso che, raccontava sempre mia nonna, dopo la guerra chi ha fatto poi realmente carriera nell'aeronautica non erano quelli come lui che avevano cominciato a volare alla soglia dei 40 anni, ma soprattutto chi in quegli anni aveva cominciato, quindi i nuovi ufficiali che si erano formati in quegli anni, e lui e altri suoi colleghi che erano quelli che avevano volato per primi si sono sentiti un po' messi da parte, per cui la nonna mi ha sempre detto assolutamente lo zio non avrebbe mai voluto che le sue cose andassero a qualche museo dell'aeronautica, e quindi in originale non ci andranno mai. Come dicevo prima, Matteo, piuttosto le brucio, anche se non bisognerebbe bruciare le fonti storiche, ma le volontà delle persone valgono di più, secondo me. E se qualcosa dovrà arrivare, va bene, dovranno passare sul mio corpo. Buonasera a tutti. Buonasera. Parlo a nome anche della collega Maria Assunta Arbutti, che è qui in sala, dicendo che siamo lieti di essere qui questo pomeriggio in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo Tortona. La nostra scuola, grazie al sollecito attivo interesse del dirigente scolastico, dottoressa Anna Maria Bisio, ha dialogato sin dall'inizio con gli organizzatori e curatori della mostra e del catalogo, che ringraziamo per averci invitato a questa presentazione, e ha messo a disposizione, al pari di altre realtà del territorio, materiale documentale e iconografico. In particolare nel catalogo che viene presentato questa sera potrete trovare un contributo mio e della maestra Robutti relativo a Filide Cabruna, la sorella maggiore di Ernesto, che generazioni di tortonesi ricordano come la maestra per antonomasia, e relativo anche alla biblioteca popolare e scolastica Ernesto Cabruna Medaglia d'Oro, conservata presso lo scolastico, di cui Fillide fu non solo promotrice, ma soprattutto per decenni instancabile e amorevole curatrice. Per la stesura di questo contributo è stata di fondamentale importanza la possibilità di consultare le carte conservate nell'archivio storico del nostro istituto, un archivio che rappresenta un'importante memoria da salvaguardare, perché conserva un'ingente massa di documentazione relativa non solo a Tortona ma a gran parte del tortonese, databile a partire dall'ultimo trentennio dell'Ottocento. Si tratta di un patrimonio di insostituibile valore che consente di ricostruire non solo la storia dell'istruzione pubblica italiana in ambito locale e nazionale, ma anche quella del tessuto urbano, culturale e sociale del nostro territorio. Tale archivio è da qualche mese al centro di un progetto di riordino finalizzato non solo a garantirne a norma di legge una conservazione duratura, ma anche a valorizzarlo, sia rendendo la documentazione accessibile agli studiosi e alla comunità, sia utilizzando i materiali conservati per progetti laboratoriali di didattica della storia. Il progetto di riordino dell'archivio, che è ancora alle fasi iniziali, è stato voluto, e permetteteci di aggiungere, è stato voluto con benemerita a lungimiranza dalla dottoressa Bisio e anche fortemente sostenuto dalla nostra DSGA Ivana Ponzato, ed è potuto partire grazie al generoso finanziamento della sezione tortonese del Rotary, che ringraziamo pubblicamente. Grazie a questo finanziamento è stato infatti possibile allestire all'interno dello scolastico un locale predisposto per la corretta conservazione del materiale archivistico. Per tornare all'argomento della serata, mi limito solo ad accennare alcuni dati relativi alla maestra Filide, che poi potrete trovare più distesamente nel catalogo. Filide nacque a Tortona il 12 novembre del 1884, morì sempre a Tortona alla età di 92 anni nella primavera del 1977. Ottenne i diplomi di licenza normale e di abilitazione all'insegnamento elementare nel 1905, svolgendo poi indefessamente la professione di maestra per quasi un cinquantennio, sino al definitivo collocamento a riposo nel 1953.
Dai rapporti informativi che venivano stilati regolarmente dagli ispettori scolastici e che sono conservati nell'archivio storico della scuola, emerge un efficace ritratto della maestra. Cito: affettuosissima con i suoi alunni e le famiglie, rispettosa e cordiale con i superiori, cittadina disciplinata che eccelle per bontà d'animo verso i bisognosi e si segnala per l'intelligente attività e gli ottimi risultati conseguiti, risultati molto apprezzati dalle autorità locali e dalla cittadinanza. Abituata a vestire con sobria eleganza, è solita a dedicarsi con passione all'educazione dei piccoli, oltre agli stessi limiti dei programmi e dei compiti didattici. La sua abnegazione nei confronti degli allievi è ben raccontata anche da un piccolo episodio di eroismo di cui fu suo malgrado protagonista, episodio che venne segnalato sulla rivista I diritti della scuola, che era all'epoca, durante il ventennio, il periodico più letto dagli insegnanti elementari. Sul numero 13 del 6 gennaio del 35, a pagina 215, si legge infatti, cito, che il 19 scorso mese, quindi parliamo del dicembre del 34, la maestra signorina Filli de Cabruna, sorella della medaglia d'oro Ernesto Asso dell'Aviazione, nel lanciarsi al soccorso di un bambino che un ciclista corsa pazza stava per investire, fu travolta col bambino stesso e tutti e due riportarono contusioni fortunatamente non gravi. Il suo atto coraggioso si ebbe omaggi di ammirazione da tutti i presenti. Molto attiva nella vita civile, Filide ricoprì durante la sua lunga esistenza diverse cariche e si segnalò, come si ricava anche dalle pagine dei giornali locali, per una pluridecennale attività di benefattrice. Il suo eccezionale impegno in campo civico e didattico le venne riconosciuto con diverse onorificenze, tra cui vanno ricordate almeno le due più importanti: la medaglia d'oro del Ministero della Pubblica Istruzione ai benemeriti insegnanti, ricevuta nel 1963, e la nomina a Cavaliere della Repubblica nel 1974. Filide fu sempre devota al fratello Ernesto e alla sua memoria. Il segno più tangibile di questo legame è indubbiamente rappresentato dall'istituzione della Biblioteca Popolare Scolastica Ernesto Cabruna Medaglia d'Oro, che insieme alla Biblioteca Scolastica Guglielmina e alla Biblioteca Magistrale raccoglieva il patrimonio bibliografico della scuola elementare tortonese. Le due biblioteche scolastiche, la Cabruna e la Guglielmina, erano rivolte ai giovani allievi ed erano costituite soprattutto da libri di lettura amena, Sargari, Verne, eccetera, mentre la biblioteca magistrale era indirizzata agli insegnanti e si proponeva di arricchire la loro formazione pedagogica e più in generale culturale. La biblioteca dedicata a Cabruna è probabilmente attiva già dalla metà degli anni 20, ma viene intitolata ufficialmente a Ernesto nel 29. Fillide, che ne era la fondatrice, ne fu fin da subito attenta e appassionata curatrice. Addirittura restava in servizio durante l'estate per garantirne il regolare funzionamento e continuò a occuparsene ben oltre la data del suo collocamento a riposo, lasciando definitivamente l'incarico in occasione del suo 90° compleanno nel 1974. In questa occasione donò anche 508.130 lire per l'arricchimento della raccolta e passò il testimone a una collega più giovane, la maestra Carla Pernigotti, prematuramente scomparsa, che molti tortonesi ricordano. La biblioteca fu attiva sicuramente sino alla metà degli anni Ottanta, attualmente conservata in un locale dello scolastico all'interno dell'armadio originale, armadio di pregevole fattura, ed è in attesa di essere riordinata e valorizzata. Concludo brevemente aggiungendo solo alcune informazioni sulla consistenza del patrimonio librario e sull'attività nel corso degli anni della Biblioteca Cabruna, informazioni che si possono ricavare da alcuni documenti conservati dalla scuola. Nell'anno scolastico 24-25, quindi quando la biblioteca era già attiva ma prima ancora che venisse intitolata Ernesto, la raccolta contava circa un centinaio di volumi e un'ottantina di utenti. Dieci anni dopo, nell'anno scolastico 36-37, i volumi erano più di 500 e i lettori erano 220. Nel 41 i libri avevano ormai superato la quota 600. Gli anni di guerra furono drammatici anche per le sorti della Biblioteca Cabruna, perché quando nell'autunno del 43 lo scolastico venne occupato dai tedeschi e fatto sgomberare, il direttore didattico Carrisano si occupò personalmente di recuperare i volumi delle biblioteche Magistrale e Guglielmina, che furono accatastati in alcuni locali del liceo ginnasio. I libri della Cabruna invece, dei libri della Cabruna si occupò personalmente la maestra Fillide, che li portò a casa propria trasportandoli a mano con un carretto. I volumi che non furono sgomberati né da Carrisano né dalla maestra Cabruna furono gettati nel cortile della scuola e bruciati dagli occupanti.
salvati, e in parte anche quelli che erano stati salvati andarono poi dispersi in seguito a due successivi trasferimenti, con un inevitabile depauperamento del patrimonio librario. Quando la biblioteca riaprì dopo la guerra, nell'anno scolastico 51-52, il patrimonio bibliografico era infatti passato da più di 600 a circa 250 volumi, e solo dopo un decennio tornò ai livelli prebellici, con circa 650 libri nel 1961. Quando nel 74 Figli lasciò l'incarico di bibliotecaria, i volumi posseduti dalla Capruna avevano ormai abbondantemente superato le 800 unità, e un decennio dopo, alla metà degli anni 80, quando appunto abbiamo l'ultima attestazione di una attività vera e propria della biblioteca, i volumi erano ormai arrivati al migliaio. Informazioni più dettagliate le potrete trovare appunto nel contributo all'interno del catalogo. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al collega. Buonasera a tutti e ringrazio ancora per avermi dato l'opportunità di essere qui a parlare con voi di storia tortonese, che per me è sempre un piacere e un onore. Mi ricollego un secondo a quello che diceva prima il dottor Gatti. Le mostre e l'assessore, le mostre fatte in questi anni sono di un'importanza grandissima per la città e si concentrano, l'abbiamo detto, sulla storia militare. Io mi occupo anche, soprattutto di storia militare locale, e posso assicurare che Tortona è un qualcosa di unico nel suo genere, perché a parità di abitanti la storia militare di Tortona dal Risorgimento alla Seconda Guerra Mondiale è qualcosa di incredibile. Ci sono tantissimi personaggi ancora che vanno analizzati, storie ufficiali, imprese, si stanno scoprendo tante cose, soprattutto anche per gli appassionati che cercano appunto questi documenti, queste testimonianze, questi cimeli. Abbiamo fatto il possibile in questi anni per rendere pubblico tutto quello che si aveva finora, e è stato, insomma, il successo e il riscontro di pubblico è stato veramente elevato, addirittura a volte inaspettato, perché parlano i numeri alla fine. E anche quando ne parlo, per esempio, ad amici collezionisti in giro per l'Italia, rimangono veramente stupiti dalla quantità e dalla ricchezza di storia militare che in una città relativamente piccola è veramente di grande pregio, di grande, insomma, veramente importante. Il mio intervento di oggi si baserà su quello di cui mi sono occupato anche nel catalogo e nella realizzazione della mostra, oltre ad averla allestita insieme ai miei colleghi, sì, esatto, arrampicandomi su scale e non scale, insieme ad Amilcare, che devo ringraziare, e al quale farei un applauso, però, perché Amilcare... Parliamo di scale, perché dovete sapere che è un po' complicato prendere tutti i pannelli che vedete, sia per la consistenza dei muri che per l'altezza e le varie vicissitudini che ormai negli anni abbiamo imparato comunque a gestire. Ce la siamo cavata per adesso, poi bisogna vedere togliendo se rimarranno dei buchi o staremo attenti. Ripeto, ringrazio davvero per loro, per la mano e per la collaborazione, perché poi alla fine l'abbiamo messa su tutti insieme. È stato anche bello allestirla materialmente. Dicevo, parlerò dei decorati al valore militare, perché Ernesto Cabruna è medaglia d'oro al valore militare, che è la massima onorificenza che viene concessa per meriti militari. E anche qui, con stupore, devo constatare che ci sono moltissimi insigniti di medaglie al valore militare che potete vedere nei pannelli qui nel corridoio. Ernesto Cabruna è l'unica medaglia d'oro tortonese di nascita, ma ce ne sono altre due molto importanti, di adozione, che possiamo definire così, perché sono di Ernesto Guala, che non era nato a Tortona ma abitava a Tortona e aveva sposato una donna tortonese, e Giovanni Grandaccio, molto, molto famoso, amico di D'Annunzio, fece una tragica fine ed è sepolto al cimitero d'Aquileia, entrambi medaglia d'oro al valore militare, ed entrambi risiedevano a Tortona ed avevano mogli tortonesi. Gli insigniti dell'Ordine Militare di Savoia, che era l'ordine militare più importante del Regno d'Italia, che sono Alberto Felice Marenghi Marenco, appunto, poi abbiamo Federico Zuccaro
e infine Piedimonte Alessandro, che è stato un grande comandante di reggimento e comandante di brigata. Le medaglie d'argento al valor militare sono 36, le medaglie di bronzo sono 35, le croci al merito di guerra sono circa 15, croci di guerra al valor militare, scusate. Insomma, è una bella cifra per una città, ripeto, che all'epoca faceva più o meno 18.000 abitanti circa. Tra questi, con stupore, abbiamo scoperto che non c'erano solamente gli aviatori che abbiamo conosciuto questa sera, cioè i protagonisti della mostra, Marenghi, Marenco e Cabruna, ma c'erano addirittura altri 5 insigniti di medaglia al valor militare che erano aviatori, sempre di Tortona, di cui non si sa praticamente nulla perché non erano probabilmente di famiglie benestanti, non hanno lasciato testimonianze fotografiche né documentali, però sappiamo i nomi: un certo Vannuccini, un certo Folcherio, maggiore pilota, un osservatore pilota Villani e l'ultimo un Daffonchio Giuseppe, che era sempre un osservatore pilota. Uno di questi cadde in guerra e, considerando che ce ne sono addirittura 5, oltre a Cabrone Marenghi Marenco, insigniti al valor militare, si presume che gli aviatori tortonesi fossero ancora almeno il doppio, circa. Quindi anche dal punto di vista dell'aviazione, nella prima guerra mondiale, contando i reduci e i non insigniti, possiamo dire che Tortona diede il suo grande, grande contributo. Io mi fermo qua perché insomma, il mio intervento... Accerti con la nominata. È un aviatore? Vede, sono tutte cose che si scoprono perché... Io mi ricordo, aveva l'aereo, era attaccato IT o LB. Ma nella seconda guerra mondiale o nella prima? La seconda guerra mondiale. No, qua parliamo solo della prima guerra mondiale. Solo prima guerra mondiale, nella seconda chissà quanti sono. C'è da dire però che può essere che vengano alla luce altri nomi, perché gli elenchi del Nastro Azzurro non sono completi e non sono precisissimi. Quindi magari poi sfogliando nelle nostre ricerche, che siamo ormai siamo immersi nelle ricerche da sempre e che porteremo avanti comunque per la storia tortonese, magari salterà fuori qualcos'altro e insomma verrà poi pubblicato, si farà qualcosa in futuro. Grazie a tutti per l'attenzione.